L'esame delle voci amministrative e di quello che è possibile fare dal back-end inizia anticipando un'operazione che magari qualcuno potrebbe pensare potrebbe essere fatta in seguito, però ha la sua importanza anche farla adesso perché didatticamente diciamo che stuzzica un po' la curiosità di chi utilizza per la prima volta questo CMS. Tra l'altro nell'esperienza dell'assistenza che si fa attraverso i forum, le richieste eccetera e quant'altro, mi è capitato spesso appunto che le persone appena abbiano iniziato a utilizzare proprio il CMS, la richiesta più insistente è quella: ma come riesco a modificare questa cosa, come riesco a modificare quest'altra? Quindi diciamo che la domanda abbastanza ricorrente sarebbe, non sembri strano, ma come ad esempio modificare questo messaggio di benvenuto. È un'operazione estremamente semplice che anticipa, appunto, come dicevo, un'operazione forse che andrebbe spiegata in seguito, però vederla adesso può avere il suo valore. Diciamo subito che anche queste icone e altri elementi presenti nella pagina sono tutti moduli. Essendo nell'area amministrativa, ovviamente si tratta di moduli amministrativi. Bene, allora andiamo nel menu delle estensioni e carichiamo la voce gestione moduli. Si apre il pannello della gestione dei moduli, che è diviso sempre in due parti, diciamo in due schede. Questa è quella che riguarda il front-end, quindi il lato visibile dai visitatori, mentre a noi ovviamente interessa adesso quella del lato amministrativo. Quindi clicchiamo sulla voce Administrator e ci vengono mostrate tutti i moduli che sono presenti nel lato amministrativo. Non solo, ma ci vengono mostrate anche le posizioni, quindi il CPAN è quello dove appunto vogliamo operare noi in questo momento, perché c'è proprio il messaggio benvenuto su Joomla. Poi ci sono le altre voci, che ad esempio quelle che avevamo visto prima, i messaggi non letti, gli utenti online, il footer sarebbe il piedi pagina, il login e quant'altro, sono tutti moduletti che possono essere abilitati cliccando su questa voce, come vedremo poi in seguito, oppure spostati di posizione cliccando su queste due freccette. Però senza anticipare neanche troppe cose, entriamo nel modulo benvenuto su Joomla, che è quello che vogliamo modificare, e immaginiamo di voler eliminare il messaggio che c'è attualmente per metterne uno nostro personalizzato. Ci capiterà spesso di fare questo tipo di operazioni, dover introdurre dei contenuti per esempio, per effettuare degli esempi. La cosa importante è non cancellare il testo che si trova, come si fa normalmente, per mettere, che so io, prova di stampa, prova di scrittura. Magari si scrivono quattro parole, poi si copiano e si incollano, è il che crea proprio un effetto bruttissimo. Adesso sono venute anche incolonnati, però anche se fosse uno dietro l'altro, il fatto di essere costantemente ripetitive non dà l'impressione reale di quello che è un vero articolo, un vero contenuto. Per cui impariamo ad utilizzare con efficacia questo strumento, che è un sito online che genera testo casuale, il famoso lorem ipsum latino, che è un testo simulato in latino e che può venire generato ad esempio per paragrafi nel numero richiesto. Adesso io chiedo ad esempio che mi vengano generati tre paragrafi di lorem ipsum. Eccoli i tre paragrafi, non mi resta che copiarli con l'opzione del tasto destro e tornare nel mio lato amministrativo, era quest'altro, e quindi incollare il testo. Vedete, l'aspetto finale del tutto, anche per capire, insomma, voglio dire, all'inizio stiamo facendo degli esperimenti, stiamo cercando di imparare, l'aspetto finale è estremamente importante, non tanto forse dal lato di back-end quanto dal lato front-end, quando dovremo inserire più articoli, capire l'aspetto finale come si presenterà il sito, e se non introduciamo del testo in maniera alquanto veritiera, purtroppo non si capirà assolutamente nulla. Quindi questo è un ottimo espediente, diciamo, per riempire di contenuto. Il sito si chiama appunto lipsum.com, si può offrire chiaramente in maniera del tutto gratuita, si genera il codice che è il testo che si decide di inserire all'interno,
2, 3, 4, 5 paragrafi e si salva. In base a questa semplice modifica, subito dopo aver fatto questa semplice modifica, possiamo ritornare al nostro pannello di controllo e vedere che il testo si è modificato. Il titolo non l'abbiamo modificato, ma con la stessa operazione potevamo modificare anche quello. Si possono mettere immagini e quant'altro. L'utilità di quest'area, diciamo, non è tanto quella di dare il benvenuti a se stesso, visto che siamo noi stessi poi amministratori ad utilizzare il sito, ma immaginiamo l'utilizzo di un webmaster che debba consegnare a una scuola piuttosto che a un cliente o quant'altro l'accesso amministrativo. In quest'area è possibile mettere quindi alcune raccomandazioni sul funzionamento, piuttosto che alcune istruzioni su dove andare a cliccare per ottenere alcune informazioni e quant'altro, quindi ha una sua utilità. Non serve qualcuna di queste etichette, semplicemente la si disabilita. Richiamiamo nuovamente la gestione dei moduli, ad esempio diciamo che le statistiche di menu non ci interessano, semplicemente si disabilitano e andiamo quindi nell'area Administrator, vediamo le statistiche di menu sono queste, clicchiamo su questa voce, su questa icona, vedete cambia immediatamente lo stato e abbiamo finito. Il benvenuto in Joomla non l'avevamo modificato, visto che ci siamo. Messaggio o istruzione, se no. Istruzioni. Bene. Salviamo e abbiamo effettuato questa semplice modifica. Questo così per rendere meno drammatico l'inizio e la lavorazione nell'ambiente amministrativo. Dalle prossime